Un senatore del Movimento 5 Stelle, Sergio Puglia. Buonasera senatore, grazie di essere al TGCom. Anche buonasera. I vostri occhi, gli occhi del no, giustamente, su questa piazza, l'abbiamo fatto prima con la Lega Nord, lo facciamo ora con il Movimento 5 Stelle. Senta, senatore, voi avete però utilizzato un metodo un po' vecchio, me lo faccia dire, come prima contestazione di questa piazza. Sono stati pagati pullman per portare le persone. È stata questa una delle ultime dichiarazioni. Forse non è questo il punto. Qual è il punto importante davanti a queste persone oggi a Roma? Ma davanti alle persone assolutamente massimo rispetto, perché la cosa fondamentale di uno Stato è la partecipazione cittadina. Quindi uno Stato moderno vuole più partecipazione cittadina, quindi è sempre veramente molto bello vedere tanta partecipazione. No, per quanto riguarda la questione dei soldi, non è giusto che ci sono persone che non arrivano a fine mese e un partito democratico che si prende i rimborsi elettorali, che noi non abbiamo voluto, ricordiamo 42 milioni, e li utilizza per altri scopi. Però la cosa fantastica è quando il popolo partecipa. Il grande problema è che questa deforma costituzionale, chiamiamola con il suo nome, non riforma, ma deforma costituzionale, toglie proprio la partecipazione popolare. E questo è il grande dilemma di questa. Guardi, senatore, le darò l'occasione di che sentiamo anche una voce però che forse a questa piazza, a cui lui stesso ha riconosciuto, il senatore Puglia ha riconosciuto l'importanza di essere lì e di partecipare, però ha qualcosa da dire, insomma, secondo lei queste persone sbagliano? No, assolutamente, non sbagliano a partecipare, anzi il popolo si deve sempre far sentire, perché tenga presente che con questa deforma che vogliono proporre il popolo non avrà più la possibilità, mai più per sempre, di votarsi una parte del Parlamento. E questa è una cosa gravissima, perché i nostri padri costituenti, che ci hanno dato la possibilità di essere così liberi, hanno dato a noi tutti la cosiddetta sovranità popolare, che è proprio il riassunto delle democrazie moderne. Ecco, quello che vogliono fare con questa riforma è togliere il diritto a voto. Questa è una cosa gravissima. Io a mia figlia assolutamente non posso consentirle un domani di non votare una parte del Parlamento, una parte che sarà fondamentale per le leggi costituzionali, per le leggi europee. Quindi io da un lato ho sentito il ministro Boschi che diceva più Europa, vuoi cambiare l'Europa quando in realtà tu dici sempre sì e stai in silenzio a ogni diktat dell'Europa. Europa. Quindi abbiamo visto ultimamente quando abbiamo dovuto ridurre la produzione del nostro olio oppure buttare le nostre arance siciliane perché doveva entrare l'olio tunisino oppure le arance marocchine. Quindi ecco, non da un lato con la bocca si dice tutto, però nelle azioni si fa il contrario di tutto. Questa deforma costituzionale diminuirà la forza del popolo e questa è una cosa gravissima che io non posso accettare, non posso lasciare ai miei figli. Ecco, senatore, dobbiamo però dirlo che non saremmo l'unico paese nel mondo, in Europa anche, a non votare per una delle due Camere, insomma. Ma dipende, perché ci sono altre democrazie che lo fanno di già. Sì. Certamente, però c'è una piccola particolarità, sempre quelle cose italiane, che in questo caso il Senato ha dei poteri enormi, quindi non è vero, perché ovviamente loro utilizzano una tecnica, dicono vabbè, se casomai ci scoprono che stiamo togliendo il voto, noi facciamo passare il messaggio che il Senato non farà più nulla, e invece non è vero, c'ha dei poteri enormi, il Senato legifererà come è oggi, con un bicameralismo paritario e perfetto, quindi la cosiddetta staffetta sulle leggi costituzionali, i trattati europei, le leggi che vanno a modificare gli organi statali, le leggi che vanno a modificare quelli che sono gli assetti degli enti locali, le leggi elettorali, quindi 20 materie i costituzionalisti hanno individuato e 20 materie che potranno bloccare in realtà l'altra Camera che è votata dal popolo, mentre abbiamo un Senato che è votato dalla casta, quindi la casta che vota la casta, quindi siamo veramente ritornati indietro nel tempo, quando c'era un re che si votava lui il Senato, e non possiamo accettarlo. Guardate che i nostri figli ci stanno guardando e un domani la storia ci giudicherà.
Ecco, senatore Puglia, lei prima giustamente ha sottolineato l'importanza della partecipazione. In questi giorni siete stati criticati sulla stampa, cioè criticati, diciamo così, solleticati proprio su questo punto, a cominciare dalla vicenda, no, degli stipendi dei parlamentari. La piazza di Montecitorio non si è riempita come altre volte in quella circostanza, e poi c'è stato questo voto statuto non statuto che non ha raggiunto il quorum, anche se ha avuto un'altissima partecipazione. Insomma, il movimento grillino, dicono, si dice, non ha più quel polso sulla partecipazione di prima. Che cosa risponde? No, assolutamente. Per quanto riguarda la votazione che c'è stata a Montecitorio, ecco, noi abbiamo chiamato a raccolta quelli che potevano in quel momento venire, quindi dopo 5 ore dal richiamo, e quindi ovviamente erano quelli che in quel momento potevano prendersi un permesso dopo 5 ore, quindi erano certamente una parte dei nostri attivisti romani. Ma la cosa più grave è che il Parlamento, ancora una volta, ovviamente utilizzando parole dialettiche che magari uno potrebbe anche pensare, però c'ha ragione, ma il riassunto è che il Parlamento non si è voluto diminuire lo stipendio, come facciamo noi senza una legge, quindi non ci sarebbe neanche bisogno di una legge per diminuire il proprio stipendio e darlo nuovamente allo Stato, quindi un po' si è capovolta, ci sono politici che anziché prendere danno allo Stato. Comunque, detto questo, noi dobbiamo oggi individuare una cosa fondamentale, che il politico non può assolutamente pensare di essere il tuttologo, e quindi se si fa una riforma costituzionale, nel momento in cui la si fa bisogna rispettare quelle che sono le democrazie moderne, quindi più partecipazione popolare. Invece in questa deforma non c'è. E poi io veramente, quando questo governo di sinistra, di finta sinistra, comincia a dire che bisogna fare le riforme, abbiamo visto la riforma Fornero, la riforma del Jobs Act, la riforma della scuola, allora veramente io comincio veramente seriamente ad avere paura quando cominciano a parlare di riforma. Quindi utilizzano questa parola che nel nostro cuore evoca cose positive, la riforma, invece è veramente una deforma. Sergio Puglia, del Movimento 5 Stelle, senatore, la ringrazio per essere state con noi al TGCOM verso il referendum, ma anche verso la manovra economica in queste settimane.